stasera piglia bene. Forza ragazzi! E Nicula chi ci può male. Un saluto a Sesto Fiorentino. Questa sera è Buhaiola. Oh vai, oh. Buongiorno Buhaioli. Buongiorno, anzi buon pranzo, perché l'ora è quella di che voi siete a desinare in questo momento. Secondo me voi siete... Oggi ho mangiato presto, a mezzogiorno ho mangiato, sicché mi sono levato il pensiero. Ho detto, una cosa, a mezzogiorno mangio, almeno mi levi il pensiero. E allora, ho fatto prima. Buhaioli, no, ieri me l'ero scordato, era il compleanno di Francesco Nuti stamattina infatti qualcuno mi ha detto, ma perché non ti ha fatto la diretta? No, me ne sono scordato. Ieri sinceramente me ne sono scordato, anche perché non è che mi ricordo il compleanno di tutti, però diciamo è un compleanno che non è passato inosservato. E grandi, fra l'altro, quanti anni? 66? 66, quindi sarebbe ancora, insomma, ancora giovane, in senso... Peccato, perché ancora poteva essere in piena carriera, poteva ancora fare film tranquillamente a 66 anni, però purtroppo ragazzi anche lui sto leggendo tutta la filmografia, mettendo l'ho messa qui, anzi. Allora, a Ovest di Paperino, regia di Alessandro Benvenuti. Sì, che gli era grandissimo Alessandro Benvenuti, benvenuti in Casagori. Bah, un altro grande, credo anche lui di Prato, credo sia proprio. Non lo so se è di Firenze o di Prato, Alessandro Benvenuti. Te lo dico subito. Sì, ma dimmi dove è nato, bah. Ah, a Pelago, è di Pelago. Senti, di Pelago. Pelago c'era la festa quella bella, come si chiama? La festa degli artisti di strada, se non dico una bischerata, la festa a Pelago. Mi sembra la festa degli artisti di strada. Forse ho detto una cazzata, ma non lo so. Ma mi sa di sì, Non lo so, insomma. Comunque c'era questa festa a Pelago d'estate, molto bella. Che non so se la fanno ancora, insomma, perché io ci sono andato forse 15 anni fa. Pelago, ora si passa da un argomento all'altro. Festa, la festa dei matti 2020. Questa è un'altra ancora. Questa non la conosco. Ah sì, è certo, ma chi ho scritto? Si sa chi ho scritto, ragazzi. Sì, me ne dà una sfirza di fe. Ma c'era proprio la festa degli artisti? Dove la facevano? Ora voglio vedere, sono curioso. On the road, sì, on the road, vabbè, poi se, il nome on the road, quella lì, comunque quella, bella, bella, bella. Chissà se la fanno ancora, 8 luglio, 8-5 luglio, sì, 2020, allora c'è... Ma ora, insomma, beh, quest'anno non credo ci sia come la facevamo prima, che ci sarà qui pienone. Comunque era bella. Poi, insomma, Ovest di Paperino, 81, ah, dell'81? Pensavo prima, pensavo più 77-78, invece Ovest di Paperino è un film dell'81. Madonna, che silenzio, che poi Ovest di Paperino è stato girato tutto all'infuori a Paperino. Ovest di Paperino, grande film. Firenze, dal mattino alla sera, tre giovani Madonna, dove ho messo gli occhiali? Ah, eccoli, ce l'ho. Oh, voi scrivete, vada là, quante gente. Allora, no, perché Ovest di Paperino è un film e tanti credano che sia stato girato a Paperino, a Prato. Invece non c'è neanche una scena girata a Paperino, ma credo neanche a Prato. Infatti, produzione a Firenze, Radio Heshap, la storia si sa, la trama, Gian Cattivi, gli erano Francesco Nuti, Atina Scenci, Alessandro Benvenuti. Una giornata di routine nonsense. Alla fine è una giornata di tre ragazzi, cioè, che cazzeggiano e sono tutti a severi, poi a chiesti, perché alla fine sì, c'è inutile che va a giro per Firenze e incontra il giornalaio, poi Atina Scenci, insomma si uniscono e nasce questa triade, il trio, la famosa telefonata alla cabina di telefono, F come C come coca,
Com'era? Non me la ricordo, però bellissima è la telefonata lì, l'anonima. Ah, come anonimo. Allora, no, che poi dopo loro un'altra scena ganza di questo film è quando vanno, quando lei si fa male il dito e comincia a urlare dentro il palazzo. Avete capito? Mi sono fatta male il dito! E tutti fuori. Ma che è successo? Era troppo avanti, inutile, c'è poco da fare, Peccato che questi film come A Ovest di Paperino sono introvabili. Cioè, o c'hai i DVD, la cassetta, o lo guardi in streaming, ma in dove lo trovi? E si vede per bene, su YouTube non c'è, su qualche sito pirata tu lo trovi, ma insomma io lo trovavo sempre difficilmente. Peccato, andrebbe fatto una versione tipo cofanetto, non sai, rieditata, con scene tagliate, Ovest di Paperino. Allora, volevo leggere in dove hanno girato il film, perché avevo letto Paperino è in realtà una frazione di Prato, dove peraltro non fu girata nemmeno una scena del film, ma è una risposta che Sandro rivolge a Franco, a Francesco. Ah sì, quando un Prato gli fa, ma ora in dove sia? Ora si va a Paperino, c'è il Paperino, Ovest, gli fa, alla fine, che poi il finale fu girato due mesi dopo il film, gli mancava il pezzettino, andarono, la scena finale, sono a Roma, in una via di Roma, che loro cercarono che assomigliasse un po' a Firenze, perché ormai erano già a Roma a fare un'altra cosa, e quindi finirono il pezzettino un po' così, e fu un finale un po', diciamo, di comodo, di furia, e prese anche il titolo di film, questa è una cosa famosa, insomma, è uno degli aneddoti. Poi, vediamo un po' Nino. Madonna che silenzio c'è stasera. Regia di Maurizio Ponzi, 1982. Bella anche questo. Ecco, questo mi garba ancora di più. Questo a me mi garba ancora di più perché è proprio inutile a sé solo. Dell'82, l'anno che sono nato io. Diretta Maurizio Ponzi. Dopo Ovest Paperino, l'anno precedente, questo film è il primo film di Francesco Nuti, recita senza colleghi, il trio Giancattiva, Alessandro Benvenuti e Atina Cenci. Il film racconta una delle giornate di Francesco, dal momento della sveglia mattutina fino alla sera. Lui si può ammazzare quel cucchiaio con il mestolo in testa perché si è lasciato. Allora, sì, che poi con queste trame nate da... cioè, trame proprio... Allora, dopo essersi liberato delle cure della madre ossessiva, ma che la mamma gli ha fatto rimanere cieco nell'ascensore, torna a casa, torna, o perché tu sei andato via. Il protagonista va in cerca di lavoro, sì, lui va in cerca di lavoro, già è vero, va per Prato, a telai, e a cercare il lavoro, e che poi anche qui, io parlavo, cioè lo stanzone dove ha fatto quelle scene a Narnali, tra l'altro, ecco, questo è stato girato a Narnali, proprio a Narnala, a Prato, e nelle zone intorno, che poi mi dicevano che Francesco Nuti stava poco prima che si sentisse male, cioè quindi primi metà 2000, quant'è che ebbe insomma la caduta e il trauma, 2005-2006, insomma quegli anni lì stava girando un filmettino per Prato, sempre per queste frazioni di Prato, e non è mai uscito. Me l'ha detto un ragazzo che appunto ci ha lavorato proprio in quei giorni lì, e mi dice, stava facendo un film, poi se è vero o non è vero non lo so, a me l'hanno detto, però sai, ai bar, quindi sai, le cose delle voci di bar è bene tenerle. Qui è il film in dove canta Puppa Pera, grande Nuti, Vittorino, per passione, Vittorio, la scena della sala biliardo è mitica, la scena della sala biliardo è oh, io con questo occhiale sembro, è troppo forte, aspetta vi metto... Madonna e silenzio c'è stasera. Madonna e silenzio. Oh vai, vi ho messo, almeno vi posso anche leggere. Curiosità, nella scena in cui Francesco Nuti canta il brano Puppa Pera, tu c'hai le puppa pera, 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 tra il pubblico appare come figurante Clorcard Vincenzo Mazzone, non so chi sia, no, non so, non sono un po' i nomi, a me tu mi dici delle cose, ma gli ho conosciuto con il soprannome di Celentano. No, Celentano,
Personaggio all'epoca conosciuto da tutti. Ah, ma no, io pensavo era Celentano. Celentano di Prato. Ah, quello si diceva stamani. Ieri il personaggio. Ah, non l'avevo letta questa cosa, non la sapevo. Appare anche Celentano, questo personaggio di Prato. All'epoca conosciuto da tutti i cittadini pratesi. L'attore che interpreta Stefano, il cugino di Francesco, e allora giovanissimo, Giovanni Veronesi. Ah sì, questo lo sapevo, Giovanni Veronesi era molto giovane. Al concorso degli elettati partecipa un prete, Ricky Tognazzi. Ah sì, Ricky Tognazzi me lo ricordo, sì, l'ho riconosciuto. Ma lì è proprio, ma già aveva fatto qualche cosa Ricky Tognazzi, Nitro di coda come aiuto regista, indicato come il nome di Riccardo Tognazzi, figlio di Ugo Tognazzi. Vabbè, comunque, grande film, Madonna, è che sia, o tu sposti la chiesa o tu vinci tutto carci, no, com'era, aspetta, c'è la frase qui, comunque, questi sono proprio due film, diciamo, Ovest di Paperino e Madonna, è silenzio, cioè stasera gli erano proprio due film fatti proprio alla buona, ma ganzissimi, molto grezzi, ma belli. Poi c'è Io, Chiara e l'Oscuro, Io, Chiara e l'Oscuro, e qui comincia tutta la trafila di biliardo, che già in Madonna del Silenzio, cioè stasera c'è qualche scena a giocare a biliardo, no. Qui, con Io, Chiara e l'Oscuro, beh, bello, anche questo bellissimo. Ecco, qui si comincia veramente a fare film proprio, comincia a fare i film veri e propri alla Francesco Nuti, secondo me, dal terzo. Regia di Maurizio Ponzi, anche questo qui, sempre 1982, ha fatti due in un anno, senti te, A quei tempi facevano 2-3 film all'anno, Celentano, 5-10 film Pozzetto, facevano film a rota, 3-4 l'anno, ora e fanno un film ogni 3-4 anni, che costa, capito? Io, Chiara e l'Oscuro, bello, anche questo sul biliardo, l'Oscuro, il grande giocatore, che per l'altro è morto, non è mia tanto, Questo è molto anche triste come film, qui comincia il filone malinconico, comincia il filone proprio alla Nuti, vero e proprio, bello, e questo mi garba tanto, questo è stato un film che l'avrò visto si sa quante volte. Il Toscano. Bello, anche questo è molto bello come film, sì. Ci si trova che in fiamme già. Beh, aspetta, questo qual è? Questo è più recente, mi sa, Ora ci arrivo, non li voglio leggere tutti. Poi c'è Son Contento, 1983, sempre Maurizio Ponzi. E lui c'aveva il regista fisso in pratica. Beh, insomma, ci credo perché gli ha fatti belli. Son Contento è quello che comincia. Son Contento. Sì, no, Son Contento perché lei si lasciano e lui è in casa lì la mattina a fare le prove allo specchio. No, Son Contento, insomma. Ognuno piglia la sua strada e poi arriva lei incazzata nera. Tristissimo anche quello. Triste però comico, perché alla fine una comicità particolare, No, bello, son contento, sì, son contento. Poi arriva lei incazzata nera, sta diritto, piglia e va via. Zitto, non ce la fa di nulla. Grande film, Son Contento, sì. Sogni e bisogni, ecco questo, di regia di Sergio Citti. Ah, bello Sergio Citti. È un episodio di Santa Analfabeta, miniserie TV dell'85. Quindi Son Contento 83, nell'84 non ha fatto nulla, però ne aveva fatti due prima, nell'85 gli è tornato con questo pezzettino qui. Poi sempre nell'85 Casablanca, a Riborda, se non sbaglio anche questo è un film sul biliardo, regia di Francesco Nuti, quindi è il primo film anche dove fa anche il regista vero e proprio lui, e non solo l'attore. Ecco, Casablanca, non è che a me mi abbia fatto proprio... È sempre sui biglietti. Alla fine è il seguito di Io, Chiara e l'Oscuro. Sarebbe il 2. Ah, infatti, vedi, è il sequel di Io, Chiara e l'Oscuro. Ah, è il seguito, sì, sarebbe il 2. Ha un altro titolo, però è, diciamo, è sempre sui biliardo. Questo mi è garbato un po' meno, ti dico la verità. Tutta colpa del paradiso, 1985. Cazzo, nell'85 ce l'aveva proprio, ha lavorato, vai. Bellissimo, ecco il mio film preferito, uno dei miei film preferiti, Tutta colpa del paradiso, bello, che credo abbia vinto anche diversi premi questo, che questo è veramente un filmone,
Romeo Casamonica esce di prigione dopo aver scontato una pena di 5 anni. Sì, 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 non ricordo. Lui esce di prigione perché il bambino ce l'ha adottato in Val d'Aosta. E allora lui decide di andare a vedere, di ripigliarselo, ma poi alla fine lo lascia lì perché vede che il bambino sta bene. E lui è il babbo, ma non confessa mai. Insomma, un film tristissimo, anche questo molto triste. Dove c'è poche scene comiche. La scena della sigaretta, ma quando accende la sigaretta al buio, dice: "Oi!" E vedo un puntino, una lucina si accende e si spenge. E quell'altro accanto a me dice: "Dove la lucina si accende?" Poi era lui e fumava. Quella lì, bellina, da ridere. Novello Novelli all'inizio di film, quando fa: "A volte passa lei, a volte passa il babbo, a volte passa il bambino." da solo. Quando sono tutto a cantare. No, quello è bello, ma anche dal punto di vista proprio delle riprese, della scenografia, della fotografia. Cioè, poi Val d'Aosta, bellissima, un posto stupendo. Bello, questo è bello, 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 sì. Tutta colpa del paradiso, 1900. Diretto da Francesco Nuti, nello stesso anno di Casablanca, quindi fece un paio insieme. Qui era proprio ai massimo della creatività, Gran parte del film è ambientato in Val d'Aosta, nel Val d'Ayas. Chuck D'Oro, 1986, miglior attore Francesco Nuti, miglior canzone originale. Love it all man, love it all man, love it all man, and you. Bella, bella, anche la canzone, la colonna sonora. Poi c'era Francesca Muti, come si chiama? Sì. No, Ornella Muti, che cazzo, aspetta, ma lei mi ha pestata. Ora tu mi ha fatto venire, lo sai tutte le volte mi sbaglio. E c'hanno il cognome simile, mi sbaglio io. Bello il film lì, veramente bello. E che sto pigiando? Ah, va. Tutta colpa del paradiso. Ah, lei non viene neanche citata nella. Va bene, sì. Ornella Muti. Che cazzo dico, Francesca Muti? Fateci Francesca. Perché Francesco Muti, tutte le volte mi imbroglio. Ornella Muti. Sì, è vero, ha fatti diversi. E poi si era innamorato davvero. Anche perché mi immagino, ma Ornella Muti è bella, molto bella, ma sempre mi è sempre piaciuta molto a me come donna. In Casa Bianca fa il giocatore biliardo. Sì, sì. No, sto leggendo un pochino la. Oh, l'ho ripersa, ma tutte le volte ci riclicco sopra e mi va via. Filmografia. Oh, dove ero rimasto? Tutta colpa del paradiso. Stregati. Anche questo è molto triste. Di Francesco Nuti, 86. Sempre con Ornella Muti, se non sbaglio. Però Stregati a me non è che mi segue. Ma insomma, è un po' peso. E lui fa. Va bene, comunque è un bel film, Stregati, comunque è sempre un bel film. Ma non è che abbia avuto quel successo. Caruso Pascoschi, di Padre Polacco. E qui, 88. Diciamo la consacrazione, secondo me, con Caruso Pascoschi. Ragazzi, Caruso Pascoschi a Firenze, girato a Firenze, grandissimo film. Ecco, Caruso Pascoschi, qui c'è la triade perfetta. Caruso Pascoschi, 88, Willy Signori e Vengo da Lontano, 89, e Donne con le Gonne, 91. Qui fa tre film, tre capolavori, uno dietro a quell'altro, proprio siamo al massimo della. Ma già prima, o l'anno prima, di Colpa del Paradiso, Tutta Colpa del Paradiso, altro capolavoro. Però qui c'è la triade, proprio la consacrazione ufficiale, vera e propria, perché ragazzi, Caruso Pascoschi, un capolavoro bellissimo, bello, bello, bello. Willy Signori e Vengo da Lontano è quello che io preferisco più di tutti, è quello, a parte mi garbano tutti, sì, però questo qui è quello ci sono più affezionato, per la trama, per la storia, e Ganzo. È veramente vario, un film vario, particolare, bello bello. Willy Signori, Novello Novelli, che tra l'altro Novello Novelli era il manager di Francesco Nuti. Novello Novelli è quello che ha scoperto Francesco Nuti, ecco perché appare in tutte le scene, perché era un manager, no? Uno che c'ha gli artisti, c'ha l'agenzia, e scoprì Francesco Nuti, e Francesco Nuti voleva che appunto Novello Novelli apparisse anche all'interno dei suoi film, e infatti cominciò anche fece diversi comparsi, e poi ha fatto altri film come Duro l'avventura, con Enrico Montesano, eccetera. Ecco, questo qui
Poi Willy Signore Venga, sì, da lontano lui fa Immorto, Novello Novelli fa la parte di Immorto, e qui non in dettino, che poi se lo ritrova anche quando vanno in Africa. Willy Signore, c'è quella scena con il fratello, Maremman Pestalozzi, grandissimo film questo, qui c'era, era questo, sì, la scena... Alessandro Aper, grande, grande, grande. Ugo, faceva Ugo già, Ugo, il fratello Ugo, che si incazzano, litigano. Donne con le gonne, un altro capolavoro. E Donne con le gonne, bellissimo, grandissimo. Che c'è la scena di chi gli strappa la borsa a Firenze, in centro, che litigano, vestito da donna. Bello, bello. E poi dopo c'è, purtroppo c'è La Caduta, Occhio Pinocchio del 94, che è stato un film, diciamo... che il pubblico non ha apprezzato. A me è piaciuto, però sinceramente è un film un po' esagerato, un po' troppo americaneggiato, boh. Però magari, chi lo sa, magari, ecco, anche perché lui era 3 anni e non faceva film, con Donne con le gonne è stato 3 anni fermo, 91, poi è tornato nel 94, un Occhio Pinocchio, regia di Francesco Nuti, che mi ricordo questo film, Occhio Pinocchio, lo spot faceva, insomma, fecero una pubblicità allucinante per questo film, doveva uscire, doveva essere il capolavoro, perché la gente dopo questi film si aspettava un altro filmone di genere, e invece uscì con questo Occhio Pinocchio, e il pubblico non fu massacrato alla critica, perché fu proprio un film, ebbe un flop allucinante, e da lui lì, e si è posato a malato di depressione, si è sposato con quella ragazza lì che faceva Vivere. Si è lasciato, insomma, un po' di depressione, un po' di alcolismo, e purtroppo è mancato diversi anni. Signor 15 palle, 1998, grande film con lì c'era, se non sbaglio, c'era la romana, la Ferilli, grande, andai ai cinema a vederla a Prato, me lo ricordo ancora, con il motorino, avevo 16 anni, sì, avevo 16 anni nel 98, sono 17 o 16, no, la matematica non è i miei forti. E fu un ritorno al comico, insomma, un film ebbe un buon successo, un grande ritorno di Signor 15 Palle, è un bel film, comunque è bello. Biliardo un'altra volta, sempre sui biliardo, purtroppo ne ha fatti diversi sui biliardo, era un pochino... Io amo Andrea nel 2000, sempre Francesco Nuti, la regia, un film che a me mi ha fatto... ecco, è un film che non ha avuto successo questo qui. Ma a me è piaciuto veramente tantissimo, bello, 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 che un film, insomma, un po' particolare, alla Nuti, vecchio stampo, molto bello, molto bello, però no, del 2000, non ha avuto successo, ma comunque se lo trovate, Io amo Andrea, Francesco Nuti, guardatelo, perché è veramente divertente, è bello e triste, come quelli faceva prima, quindi un buon film. 2001, Caruso zero in condotta, altro flop allucinante, altro filmuccio, purtroppo Caruso zero in condotta, richiamava Caruso Pascoski, ma non c'entra niente, non è il seguito, è un film, insomma, che un po' fatto, un po', ma si vedeva aveva già dei problemi di alcolismo in questo film, si vede proprio nel film, è un po' gonfio. Concorso di colpa, regia di Lufa, qui fa una comparsa, se non sbaglio, non è proprio un film di Francesco Nuti, nel 2005, ma ormai purtroppo, e da lì basta, fine. Però comunque la filmografia di Francesco Nuti è bella, 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 perché si passa da tutto, ha fatto un po' di tutto. Molto belli. Quelli gli erano film toscani belli, ragazzi. Quelli gli erano film, c'era, si vedeva tutte queste scene, queste riprese belle, proprio a film americano, proprio. Belli, belli, belli. E allora, purtroppo... Via, ragazzi, io vi ricordo che uscirà molto presto il calendario di Toscana Maremma Maiala con tutte le date estive di questo tour estivo che si chiamerà Stasera Piglia Bene. Toscana Maremma Maiala Show. Partiremo a giugno e staremo con voi fino a settembre, Covid permettendo, chiaramente. Toccheremo un po' tutta la Toscana e forse anche andremo anche fuori Toscana, però ancora non posso dirvi le date precise perché, diciamo, stiamo mettendo sistemando un po' le date definitive per vedere un po' come gestire il tutto. Ci stiamo lavorando, ma molto presto, e spero settimana prossima uscirà già il calendario, diciamo, di questa nuova avventura, io e Daniele Angeli, piazze, sagre, street food, quest'anno ci saranno diversi street food, mi hanno detto, però vi diremo quando e dove. Bucaioli, ciao, ciao, ciao.